L'iniziativa nasce a seguito della presa di coscienza e di conoscenza soprattutto del fatto che a New York hanno organizzato l'anno scorso un Disability Pride, esattamente il Disability Pride di New York. Ho saputo questo dopo aver organizzato in provincia di Ragusa un'iniziativa che ho chiamato Indy Pride, nello stesso periodo in cui a New York hanno appunto organizzato il Disability Pride, al che mi sono messo direttamente in contatto con loro la scorsa estate e gli ho proposto di internazionalizzare questa iniziativa per farla diventare un po' come il Gay Pride internazionale, appunto, e quindi per rivendicare allo stesso modo di quello che noi abbiamo cercato di fare in provincia di Ragusa e loro a New York con la loro parata, i diritti sanciti nei 50 articoli della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. E appunto così è nata questa iniziativa. La finalità appunto è quella di rivendicare in quanto disabili i diritti di cittadinanza, i diritti all'inclusione, i diritti al lavoro, tutti quei diritti appunto che sono sanciti nei 50 articoli della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. Purtroppo sì, è un tabù. Perché appunto le persone disabili non sono correttamente integrate in società. Quindi solitamente quando si parla di disabilità anche una grande città non risponde nella maniera piena e completa che ci aspettavamo. In Italia è un grandissimo tabù ed è l'ultimo argomento lasciato appunto infine del nostro Disability Pride nelle conferenze del Disability Pride insieme a una sex worker olandese e ad altre persone. Importante anche la partecipazione della presidentessa italiana del Comitato per i diritti delle prostitute, Pia Covre. In Sicilia assolutamente precaria, soprattutto quella che si dovrebbe occupare dei disabili gravi. Non esiste il progetto Vita Indipendente, nonostante la Regione Sicilia abbia dichiarato al Ministero della Famiglia e alle politiche sociali e del lavoro che è la regione che spende di più in materia di vita indipendente. Tra l'altro questi dati sono stati inviati al Comitato di Controllo ONU per l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che prevede appunto anche la vita indipendente all'articolo 19.